Io ragazzi, arrivati ad oggi, penso di averle sentite tutte. Giuro, volevo fare un video bello, allegro su Vessicchio perché ieri, ma magari lo facciamo più tardi, perché ieri non so se hai visto il video, ma davvero questo. L'Inter ha rinnovato Lautaro, ma non a 10 milioni, a 2 milioni e mezzo. Gli altri sono in nero. Vabbè, ma ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo perché ragazzi, ho sentito tante di quelle infamità. Che davvero ci sono rimasto male, ci sono rimasto male. Quando tutto è nato, no? Da Peter Pan, ma non è l'oggetto anzi il soggetto che ascolteremo perché questo davvero ha detto tante di quelle infamità. E adesso le ascoltiamo. Iscrizione al canale di Salento e Basta, combattiamo questi qua con il nostro modo di fare, perché noi ridiamo, adesso vi faccio sentire. Cosa dice questo? E chi ha visto il video sa che faccia aveva, con gli occhi spiritati di fuori, con la rabbia che se lo stava mangiando. Perché questi sono così, sono rabbiosi, sono cani arrabbiati, sono rabbiosi, sono arrabbiati con la vita. Tutto nasce da Peter Pan, dicevamo. Però guardate voi che cosa dice questo. E, quindi iscrizione al canale di Trento e Basta, un like ad Aldo e ascoltate. Sapete, no? Peter Pan che chiama tutta Peter Pan, Gigio, Vessicchio, no? E chiamano figli di puttana gli interisti, ratti, figli di Troia. Ora mi dispiace anche ripetere queste parole infami, però deve passare il messaggio. Quindi, molti interisti hanno segnalato i loro video. Peter Pan è rimasto senza monetizzazione, ma te la vuoi prendere con loro? Cioè, prima sono figli di puttana e poi dopo sono loro quelli cattivi che ti hanno segnalato. Però detto questo, Peter Pan diceva: andate a segnalare i loro canali perché loro hanno mandato i loro iscritti a farci la segnalazione, cosa che non è vera. Non è vera, non troverete mai un mio video dove dico andate a segnalare questi quattro. Niente, non sono niente, non sono niente. Ora. E quindi è stato lui a dire di venire a segnalare i nostri canali, non noi a loro. Mai. Hanno cominciato a minacciare con le querele. Ma noi adesso con voi ci facciamo le vacanze. Dai, dai, insultate che ci facciamo le vacanze. Così. E noi comunque abbiamo sempre continuato a parlare di loro, ridendo e scherzando di quelle minchiate che dicono nei loro video, smontate una dopo l'altra, ma ridendo e scherzando. Ora arriva questo milanista che ricordatevi sempre, questo è uno che è Giuseppe degli esonerati, è uno degli invitati di quelli che aveva invitato nel suo canale per avere un contraddittorio, perché questi sono bravi solo a parlare con un microfono davanti e con nessuno, no? Si riprendono da soli come sto facendo io adesso, no? Si riprendono e parlano, dicono tutto quello che vogliono, tanto non c'è nessuno che li contesta, le stronzate che dicono. Giuseppe li ha invitati, ha detto venite, ne parliamo, vediamo, noi abbiamo le carte, voi dite di avere le carte pure, no? E vediamo un attimo come stanno. No, ma io ho paura, poi ci insultano. Insomma, se ne sono scappati perché questi il contraddittorio non lo vogliono, hanno paura di dire le cose davanti, altrimenti che vadano, che non facciano poi i video dove dicono io il contraddittorio. Vadano, che vadano, fatelo sul canale vostro allora, invitate Giuseppe sul vostro canale, ma non lo fate, non lo fate, non lo fate, avete paura. Quindi noi, in teoria loro non vanno perché casomai noi interisti, per esempio, li avremmo insultati. Ora, se lui ha paura degli insulti, non ha paura di dire certe cose. Cosa di serio, ovviamente toccando quella frangia di tifoseria li abbiamo fatti impazzire, tant'è vero che loro impazzire davanti alla verità attestata anche con delle. Da premettere che mentre parla c'ha una faccia arrabbiata, cioè noi siamo quelli che siamo impazziti, no? Che ce la ridiamo, ce la ridiamo tra di noi, ma davvero ce la ridiamo, io vedo alcuni commenti che mi fate davvero morire dal ridere, e poi siamo noi quelli che siamo impazziti e loro col sangue agli occhi, proprio col sangue agli occhi, si stanno consumando dalla rabbia. Per
quanto loro possano avere la loro idea, sono passati alle minacce. Da veri infami quali sono, perché le persone che fanno questo segnalando o cercando di far chiudere dei canali con degli... Ma vedete come sono bravi a cambiare la realtà? Sono bravissimi a cambiare la realtà. Cioè adesso fanno passare il concetto che siamo noi ad aver detto ai nostri utenti di andare a segnalare i canali. Sono bravissimi, quando invece abbiamo il video di Peter Pan, ce l'abbiamo, dove dice di andare a segnalare. Cioè noi non l'abbiamo mai detto e loro non possono trovare un video nostro. Like tutto quando sappiate che tua madre o tuo padre, e lo so che sto toccando perché io sto parlando da genitore, non credo che sarebbero molto felici di quello che fate. Se avete dei genitori che vi hanno dato un certo tipo di educazione, un certo tipo di onorabilità, io penso che sono vivi, e te lo dico uno che come me, che è un padre che voi sapete non c'è più da 2 anni. Ora no, lasciamo stare suo padre perché su quello non c'entriamo. Però lui dice, se vi hanno dato l'educazione, ora io più avanti vediamo se lui ce l'ha l'educazione e vediamo come si pone davanti a chi non la pensa come lui. Infami, ricordatelo sempre, a segnalare altri canali o inviando persone per segnalare questi canali o farli chiudere, far mettere gli strike, sapete che siete degli infami e se hai un genitore che veramente ti ama ti sputerebbe anche in faccia. Ma vediamo un suo genitore che cosa farebbe. Se ascoltasse lui, però mo ci arriviamo. Dei dissidenti, gente infame, perché questa è la nascita dell'Inter. State sentendo, no? È un insulto dopo l'altro, un insulto dopo l'altro. Ma vi ho detto, tenete sempre presente la faccia, ha una faccia arrabbiata con la vita, non con l'interista, con la vita. Poi se la prende con l'interista, ma lui è arrabbiato con la vita. Un infame che ha preso, e lo ripeto, perché poi sapete perché siete infami? Perché diversi di voi, io vi avevo anche ospitato nel mio canale e poi dopo con il tempo mi avete infamato anche a me, perché voi così siete voi interisti, siete dei serpenti infami, ricordatevelo sempre. Mo sta parlando del romagnolo, avete mai sentito il romagnolo insultarlo pesantemente come fa lui? No, lo prende in giro, ma non lo insulta di certo. Dall'altra parte, juventini, non posso dire la stessa cosa, perché lo juventino è sempre stato un tifoso con cui, con noi, c'è stata sempre una rivalità dovuta al fatto che loro sanno di essere la squadra più importante d'Italia, ma noi sappiamo di essere la squadra italiana più importante nel mondo. Quindi c'è questo scontro tra le due realtà più forti d'Italia, più riconosciute, il vero derby d'Italia. Il vero derby d'Italia, ma che ce ne frega, volete chiamarlo il derby, volete che Milan-Juve diventi il derby d'Italia? Ma sì, fatelo diventare il derby d'Italia, le due squadre più potenti della Serie A, più conosciute nel mondo della Serie A, ma sì, poi però una ne prende 5 e poi si vede vincere il campionato in faccia, l'altra perde la Supercoppa, la Coppa Italia, con l'Inter, è un susseguirsi di sconfitte, no? Ma adesso arriviamo ragazzi, Squadra di viscidi, di serpenti, che lo vedete poi nel web, la differenza tra youtuber, l'unico che io realmente rispetto, youtuber interista, si chiama Neschio. Si chiama Neschio perché, dico, è facile parlare bene di tutti, è facile, io non ho mai sentito una parola fuori posto verso qualcun altro, è logico, è così, è bellissimo sentire che il Milan è fortissimo, è simpaticissimo, la Juve è fortissima, per carità, simpaticissima, sono tutti simpatici, sono tutti, è logico che poi lui è l'unico. Però ragazzi, ora andiamo al punto. E solidarietà totale per addirittura arrivare a minacciarlo per fargli chiudere un canale. Sapete cosa vuol dire minacciare e chiudere un canale? Vuol dire che lui, avendo 2 figlie, gli state facendo perdere anche degli ingressi, quindi sei doppiamente infame. E quello che tu fai, ti ritornerai indietro, magari ti spezzerai una gamba, ti verrà un attacco di cuore, ti verrà un infarto, un ictus cerebrale. Tu che stai segnalando il canale, presto morirai, tu e le persone attorno a te. Ricordatelo, perché questo è da infami. Ecco la gente quanto vale, ragazzi, questo vale. Poi si lamentano, no, mi insultano, se vado, mi insultano. Voi siete zero, valete zero. Io di certo non ti auguro la morte, di certo non mi abbasso al tuo livello, che è un livello zero. Anzi, lo zero si schifa di dire, come? Quello è lo stesso livello mio, eh? Sì. Però più sotto non possiamo andare, capito? Voi siete zero, se volete
vedervi fare un mazzo così, andate a parlare delle vostre stronzate con Giuseppe, accettate i confronti, da soli siete fortissimi, ma voi siete zero.